Elia, innanzitutto grazie di essere con noi, con la Federazione Colombiana di Ciclismo. Vorrei che mi fassi un'opinione qualsiasi di questo giro, di come ti è sembrato in queste prime tappe. Ah, è stato subito duro, io penso, perché dopo la tappa di Genova abbiamo affrontato tre tappe non con tante salite lunghe, però dure perché le squadre l'hanno fatto duro. L'attacco dell'Astana l'altro giorno è stato un bell'attacco e la tappa è venuta dura. Ieri era una tappa dura, quindi sicuramente un inizio duro, però è un giro che ancora è molto lungo, quindi vediamo di continuare in questa direzione. Per noi è cominciato molto bene il giro. Una tappa vinta, Ricci è già terzo in classifica, quindi molto molto bene. Elia, tutti dicono che il giro è ancora lungo, però dicono che anche in queste tappe si può sapere chi lo può perdere. Sicuramente è sempre così, no? È lungo per vedere chi può vincere, però si può già vedere tanti distacchi in classifica, no? Però penso che prima delle tappe lunghe, lunghe e dure ci sia ancora del tempo per recuperare per chi ha perso tempo, però sicuramente i tre leader per il momento sono Aru, Contador e Ricci. E poi come analizzi la crescita del ciclismo colombiano? Hai anche fatto un bel confronto con Gaviria ai campionati mondiali di pista. Sì, sicuramente Gaviria è un talento della natura perché ha vinto un Omnium veramente duro. Ho provato a batterlo, però è stata dura. Per me arrivavo da un periodo di strada, però la mia condizione era ottima e lui ha vinto quel mondiale. Quindi vediamo, cercherò di migliorare per provare a batterlo alle Olimpiadi. No, no, ma anche facevo un'opinione perché tu hai dei compagni colombiani qua, la famiglia Henao, quindi ne sai parecchio di ciclismo colombiano adesso. Ah, sicuramente, sicuramente io ho avuto anche modo di conoscere Sarmiento e ora Henao qui alla Sky, quindi sicuramente sono dei ragazzi forti in salita, dei bravissimi ragazzi e il ciclismo colombiano abbiamo visto tutti come è cresciuto negli ultimi anni, Urán, Quintana sono quelli che sono al top, però c'è una forte crescita, io penso. Ora avete anche Gaviria che può essere il velocista colombiano che magari vi mancava, quindi sicuramente un ciclismo completo. Come potrà finire questo giro per te, per la Sky e per gli altri favoriti? Io spero che Ricci vinca questo giro, però vediamo. E per quanto riguarda me, invece, spero di vincere più tappe possibili. Grazie Elia. Grazie a voi.